Allora amici, questa è la seconda parte del nostro pomeriggio a Brienno. Adesso con Francesca ci facciamo guidare nei vicoli di Brienno, dove fin qui ci siamo arrivati. Bisogna essere allenati. Bisogna essere un po' allenati. Certo. Allora Francesca, buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno. Allora, questo è il Cioccoristò. Esatto, qua ci sono crepa alla Nutella, cioccolata con panna, caffè, quindi ora della merenda perfetta. L'ora perfetto, assolutamente. Adesso andiamo avanti che vi seguo, e perché poi... Qua siamo già all'interno dei mercatini. Ma poi c'è altro ancora. C'è altro. C'era questo. Ok, l'abbiamo fatto vedere, sì, infatti. Sono dentro appunto sempre le nostre volontarie dell'associazione e per la gioia appunto di grandi e piccini. E qua appunto sei proprio nel centro, quindi continua il giro. Ok. Quindi le varie bancarelle... Perfetto. Puoi salire di qua. Poi andiamo alla casa di Babbo. Qua passiamo da quello della con le castagne con la panna e il mela brulee. Se non c'è troppo C'è un po' di gente in effetti. Se no andiamo di qua. Dai. Passare di qua. Passiamo che anche qua c'è gente. Comunque devo dire che in effetti è bello questo, il fascino è questo qua. Ok. Infatti. Dipende ovviamente dall'orario. Ci sono delle ore un po' meno frequentate, delle ore un po' più frequentate. Verso sera ovviamente, essendoci le luci, è più bello. È più bello. Qua ci sono le altre cantine. Ok. Espositori, ragazza del paese, Miriam. Ciao, buongiorno. Fa delle bellissime composizioni. Ah, questo ci sono gli alpini, ovviamente. Qua sono gli alpini. Questo è l'angolo del peccato. Perché? Perché l'angolo del peccato? Perché spiega? Del pin brûlée degli alpini è l'angolo del peccato. Vabbè, e loro agli alpini quando gli chiedi ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Ciao. Ok. Perfetto, e poi continuando abbiamo la bottega di Babbo Natale, che è Babbo Natale proprio dell'associazione di Brienno, dove si vendono prodotti del lago, della Valle del Pino. Eccola qua, perfetto. Sapori cari. Sì, questi sono prodotti proprio del lago. Esatto. Prodotti del lago di Como. Farina. Signori, devo dire che è veramente bello, però cioè adesso il suo fascino. Specialità l'Ariane. Ok. E questa è la bottega di Babbo Natale, va bene. Comunque lo scopo è quello di farlo vedere, poi invitiamo anche Francesca a venire a trovare. Bello, beh, devo dire che avete fatto il lago di Babbo Natale. Esatto, qua. Qui è la casa, c'è la casa. No, in fondo. Ah, in fondo. Okay. Ok, ok. E giusto la facciamo vedere, giusto per farla vedere. Bambini ovviamente per portare la letterina, ci sono dei dolcetti. Voglio presentare un artista di presepi, ok, va bene. Allora, andiamo a qua? Andiamo di qui, Francesca? Ok. Aspetta che proseguiamo di qua. Ok, perfetto. E devo dire che in effetti è bella affollata. Esatto, se si vogliono avere un'idea anche di quello che facciamo, comunque abbiamo i nostri bello. Social. Ecco, avete i social, quindi esatto, Facebook Brienno, e Instagram. Noi di Brienno, giusto, sì. Ok. E seguiteci perché comunque mettiamo per darvi appunto eccola un'idea qua, di tutto questa quello che c'è. È la casa di Babbo Natale. Ma c'è già anche Babbo, è già arrivato? È già dentro. Ho proprio fatto tappa a Brienno per 2 giorni, poi ancora. E poi dopo, ok, perfetto, va bene, ok. Sì, ci sono già un po' di pacchi. Devo dire, ci sono già un po' di pacchi, per cui sì, vediamo poi se c'è. Ha fatto proprio tappa qua e... Allora ce l'abbiamo fatta, sì, ce l'abbiamo fatta. Adesso poi ci sono i bimbi, quindi li lasciamo perché i protagonisti sono i bambini. Sono loro. Quante ne hanno già portate. Sono già tante letterine, Babbo. Devi sì, andare tante. Te ne stanno portando tante qui a Brienno. Sì, ne stanno portando veramente tante. Sono molto emozionati e bella. Una cosa e allora, se volete venire, bimbi, vi aspetta Babbo a Brienno. Anche sabato e domenica, giusto, esatto, Francesca? Con gli stessi orari, dalle 11 alle 21, sia sabato che domenica. Questa è la casa di Babbo e queste sono le letterine piene di posta. Mi raccomando, accontenta tutti. Certo, io faccio il possibile. Ciao, viviamo Babbo. In un mondo di sogni ed emozioni. Grazie Babbo, ciao, ti lascio ai bambini, ciao. Allora, Presidente, abbiamo quasi finito di far vedere tutto quello che c'è a Brienno. Ce n'è ancora di... però l'invito è venite magari il prossimo fine settimana. Tra le varie cantine ce n'è una aperta bellissima con questi lavori, con questi presepi. Li hai fatti tu? Certo. Come ti chiami? Carelli Natale. Buongiorno. Grazie. E allora possiamo vederne un attimo? Come no. Che cosa rappresentano? Allora, diciamo che sono tutti paesaggi
Brianzoli, sì. Lombardi. Okay. A differenza dei presenti napoletani, e principalmente sono comunque ricongiungibili sempre alle mie reminiscenze da bambino, d'infanzia. Belli davvero, molto molto belli, davvero splendidi anche questi qua. E li potete trovare qui in questa cantina, qua a Brienno. Cosa ci rimane da vedere? Allora, adesso andiamo alla postazione delle castagne caramellate e del mela brûlée. E poi le altre cantine devono essere una sorpresa. Esatto, perché sennò non è che possiamo far vedere tutto, sennò altrimenti... Allora, ricordiamo sempre, noi l'abbiamo ripetuto, settimana prossima c'è il gran finale. Grazie Natale, grazie, un caro saluto, grazie. Va bene, allora chiudiamo tra i vicoli di Brienno con sempre... Da dove giri c'è qualcosa... Esatto, ovunque ti giri c'è qualcosa di caratteristico. Dimmi allora Francesca. Tutto artigianale. Esatto. Adesso tra poco vedrai anche lo spazio delle castagne con la panna. Qua abbiamo appunto degli espositori con asciugamani, salviette, eccomi, decorate a mano. A mano. Le creazioni di Anto. Esatto, creazioni di Anto. Invece qua abbiamo una specialità, un liquore del... L'avevo provato un paio d'anni fa. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Questo è il Timoncello, che è un liquore di limoni e di timo del lago di Como, che noi proponiamo... Ecco, oggi nella sua scatola, che insomma ricorda un po' molto il discorso del lago, ed è una specialità perché... Che arriva da... arriva dal ristorante La Baia, la famiglia storica aveva il baretto a Civate, dove è nato, okay, e dove insomma oggi lo vendiamo. Bene, e allora chiudiamo, Francesca, con... qui c'è la coda e quindi... Ho capito dove siamo arrivati. Esatto, ed è il posto qua dove, ecco, potete venire a... Sì, lo facciamo vedere da fuori, e poi chi vuole venire deve entrare, deve andare a degustare tutto qua. Ragazzi, grazie allora. Grazie a te. Ci vediamo magari la settimana prossima ancora. Ci vediamo la settimana sabato prossima. Sabato e domenica, okay, a Brienno. Grazie, ciao, ragazzi. Ciao. Grazie, ciao. Francesca, ciao. Arrivederci, grazie.